Ciao ragazzi, oggi torno con un nuovo video e volevo farvi dei video un po' sulla mia dieta, cosa faccio per mantenermi in forma. E ho fatto la spesa da Lidl e lo so che tante di voi fate i video magari la spesa da Lidl, cosa ho comprato, e vi farò vedere le cosine sane che ho preso a Lidl. Allora, vi mostrerò solamente una cosa di ogni cosa, perché sennò il video diventa troppo lungo. Quindi cominciamo con la verdura e la frutta. Ho preso i tris di peperoni, che vengono così all'interno di un sacchetto, sono varie forme di peperoni, a noi ci piace questo qui, e ho preso tre, che è il giallo, il rosso e il verde. E vi lascerò i prezzi qui nello schermo, perché ho lo scontrino, ma è un po' un casino stare lì a controllare ogni volta, allora vi lascio scritto qua. E ho preso anche il cetrioli, ho preso due di cetrioli perché a me piace tantissimo mangiare tutti i giorni nell'insalatina di pomodorini con i cetrioli. Anche i pomodorini ho presi, questi qua bio, che erano in offerta. A me piacciono tantissimo questi pomodorini bio perché sono molto dolci e a me piacciono le cose ben dolci. Questi qui sono di 400 grammi. Poi melanzane, sempre così, la melanzana, ho fatto vedere a voi un video di come si fa a fare le cose nell'air fryer. Se volete vederlo vi lascio il link qua sulla card. E ho preso tre di queste qui, sono molto buone da fare nell'air fryer, tagliate in cubettini o strisce come volete. Mettete all'interno dell'air fryer con un filo d'olio e condite come vi pare, con condimenti che volete. Praticamente dopo 15-20 minuti sono pronte e sono molto buone, quindi faccio così di solito. Se magari volete qualche ricettina anche, lasciatemi un commento qua sotto. Anche di questi ravanelli abbiamo preso due pacchettini da mettere nell'insalata, che sono molto buoni. E ho preso anche i funghi, questi qui bisogna stare un po' attenti perché a volte sono labelli, poi prendete e sono tutti marci, mi è capitato un sacco di volte. Ma di questa volta sono stata un po' attenta e bisogna farli subito perché sennò vanno male. Anche di queste insalate abbiamo preso un 4-5 pacchi, non mi ricordo quanti, perché in casa sono io e mio marito e mangiamo tantissima insalata adesso che fa caldo. E abbiamo preso questa qui mista, che c'è carotina, radicchio e un po' di tutto, guarda. Abbiamo preso anche solo quella di carote e un'altra solo di rucola. Anche lo zenzero, che a me piace tanto da mettere sia sul pollo che anche fare il tè, è molto buono e termogenico, aiuta tantissimo a bruciare i grassi. Anche la cannella, solo che la cannella fa arrivare il ciclo prima di quello che volete, quindi ho un po' sospesa la cannella. Kiwi, abbiamo preso anche 4-5 kiwi e allora gli altri sono lì nel cestellino che non vedete. Avocado ho preso due, che io utilizzo tantissimo gli avocado per fare frullati o se no anche nel mangiare, nell'insalata. A me piace di più, se sono sincera, nel frullato uso col latte di soia o il latte di mandorle. E di latte questa volta ho preso questi due, ma di solito prendo sempre quello di cocco, ma quello di cocco non si trova a Lidl, si trova solo questo qui, che è di avena, e questo di soia. A me piace quelli naturali, non quelli alla vaniglia, così non sono molto buoni. E questo qui secondo me c'è il zucchero, questo di avena, invece questo di soia credo che non ci sia, che è più facile da trovare anche senza zucchero. Poi abbiamo preso anche il bacon. Per chi non lo sapesse, io faccio la dieta cetogenica, che è ricca in grassi, perché io sono molto allergica ai carboidrati. Allora faccio un po', a volte mangio qualcosina di carboidrati, ma è proprio poche volte, e una volta a settimana ho un pasto libero, un pasto solo, che mangio quello che voglio, ma non faccio tutte le settimane anche. E mi sento molto soddisfatta con questa dieta perché mangio un sacco di grassi e mi piace tantissimo. Il bacon, che qua c'è il prezzo, no, forse 3 euro, non so se si legge, mi sembra che sia 3 euro, ma comunque vi lascerò il prezzo lì. Ho preso anche lo strutto, che però ormai l'ho aperto, quindi non si vede qua la marca né niente, ma abbiamo preso lo strutto. E utilizzo per fare le uova la mattina. Io mangio le uova intere, non mangio solo albumi. Lo so che tante persone non mangiano perché dicono che i grassi fanno male, ma ormai è un anno che faccio questa dieta e io mi trovo benissimo, ho già fatto i controlli e gli esami e sto benissimo. Ho fatto l'esame del colesterolo, ho fatto tutto e sto benissimo, perché la dieta cetogenica magari per alcune persone non vanno bene, ma per altre sì. Quindi io mi sono trovata molto bene con questa dieta, mi sento più forte, mi sento bene
e allora la faccio. E non la faccio così per testa mia, sono seguita anche da una nutrizionista. Le uova, molto importanti a casa mia, di queste ho preso 4, ci sono una confezione lì, altre 2 in frigo, e sono le uova del Lidl, sono molto buone e utilizzo anche tantissimo per fare anche le ricettine low carb che vi farò vedere qualcuna. A volte faccio dei pancake, a volte faccio i muffin, dipende un po' da quello che ho voglia di fare, di mangiare. Le gallette, ho preso questa qui questa volta, che sono le gallette ai 5 cereali. Di solito prendo quella di mais, però siccome sono molto allergica al mais, ho preso questa per provare, che magari non mi danno allergie, e questa qua è bio. Non so se è buona, credo di sì. Di solito la mangio con la Philadelphia, mangio, se no anche potete mangiare col burro di arachidi, che è molto buono. Frutta secca non può mancare, e a Lidl secondo me è il posto che c'è la frutta secca che costa meno di tutti i posti e di qualità. Ho preso le nocciole sgusciate, così, molto buone. A volte quando ho voglia di cioccolato mangio un po' di queste e ti dà la sensazione di mangiare il Ferrero Rocher, non sto scherzando. Potete mangiarla anche con un po' di cioccolato fondente, che io compro quello 85%. Ho a casa, ma non mi ricordo se l'ho preso al Lidl, quindi il video è del Lidl, vi faccio vedere le cose del Lidl. Anche questi che sono gli anacardi, che sono molto buoni per fare i spuntini, a colazione, dopo pranzo mangio 2. Molto buoni, non esagerate con questi se voi non avete la dieta per mangiare grassi, perché sono grassi. Anche questi che sono misti, ma non mi sono piaciuti tanto perché, non so, le uvette non sono molto buone e non lo so, mi sembra che lasci un sapore strano nelle cose, la uvetta, non so, non mi piace. E queste che sono buonissime, se magari non avete provato, provate, che è molto buono, sono le mele disidratate. E sono così, e all'interno c'è 80 grammi e ogni volta che finisce un pacchetto prendiamo un altro, non mangiamo un pacchetto intero. Quando si mangia 3-4 fette così di queste, che sono piccoline e sottili, però è molto buono, spuntino, molto sano. E poi non per finire, ma queste cose qui prendo, ovvio, ho preso solo 2 perché sto finendo a casa, che sono le panne, la panna da caffè, che queste qua ho preso a Lidl, ci sono altre in casa che non ho preso a Lidl anche, e sono molto buone, utilizzo una la mattina, di solito non utilizzo tutti i giorni, ma quando ho voglia di latte la utilizzo, perché il latte normale io non lo bevo, a volte lo bevo quello senza lattosio, ma è molto difficile, di solito uso sempre quelli vegetali, ossia di soia, ossia di avena, ma di solito utilizzo di più quello di cocco, che non ce l'ho oggi, ma quello di cocco sì. E volevo consigliarvi anche una cosa che non è del Lidl, ma magari state cercando qualche barretta proteica buona, costa un pochino perché mi sembra che costi sui 3 euro, ho presa al Decathlon, e sono queste barrette qui, molto buone, e ha 35% di proteine, ha un pochino di carboidrati, però non la mangio tutti i giorni, la mangio 2 volte a settimana, 1 volta a settimana a merenda, e sazia tantissimo. Questa barretta ha 70 grammi, di solito io non riesco mai a mangiarla da sola, neanche il mio marito mangia da sola, sempre dividiamo a metà, e allora sono più o meno 35 grammi a testa di merenda, molto buona, c'è anche altri gusti, questa qua è il caramello, e se magari andate lì, magari volete provare una cosa diversa, molto buona. Anche le banane, non prendo tantissime banane perché le consumo proprio poche, ma a volte quando faccio il mio shake con le proteine, così mi piace mettere la banana, e siccome fa caldo e la banana va male subito, un consiglio che vi do è tagliarla e mettere nel frigorifero, nel freezer, e così quando fate i frullati vengono anche più cremoso perché la banana è surgelata, e così non perdete la vostra banana, non va buttata, che qua è già quasi da fare. Che adesso vi mostro le cosine, la carne, così, che cosa ho preso, pollo. Però è in freezer, allora vi mostro in freezer. Un po' di cose che c'è qua al freezer, sono anche delle cose che non c'entra niente con la dieta, ma ce l'ho anche delle cose così a casa. Ho preso un bel po' di bistecca di coppa, di maiale, e queste, ho preso le vaschette, costavano 2,50 euro a vaschetta, era in offerta, e venivano all'interno 3 bistecche, anche 4, solo che sono piccoline,
e allora ho preso le bistecche di pupa perché, come vi ho detto, io sono una dieta di che devo consumare grassi. Poi ci sono altre bistecche di coppa là in fondo. Io ho preso anche questi qua che sono i petto di pollo, perché a me piacciono fare, li faccio prima cotti, poi li metto un po' nell'air fryer, che praticamente la fa tipo un forno, al forno, e poi taglio in cubetti o in strisce e metto nell'insalata. È molto buono da fare così, mi piace tanto. In fondo ho della carne normale, ho anche il soffritto, che a Lidl ci sono queste cose molto buone, costano pochissimo. Altro soffritto, sta cadendo tutto. Pancetta in cubetti, che a me piacciono per fare i fagioli, non li mangio sempre, ma quando mangio è buono mettere la pancetta. Vabbè, ho qua una cosa che non c'entra niente, il pane che ho fatto io con la farina di melanzane, che non si trova in Italia, io l'ho portata dal Brasile, e allora ho fatto, è tipo un pane integrale, sembra, solo che il gusto è un po' diverso e è molto diuretico, molto buono. Poi abbiamo gli asparagi, vi faccio vedere solo uno perché sono tutti uguali, gli asparagi. Poi c'è la zuppa, anche i broccoli, che magari se avete fretta, queste cose congelate vanno bene. E basta, sono tutti asparagi. Ecco, c'era anche una bustina di funghi. Banane surgelate, come vi ho detto di fare. Io ho messo nel sacchettino perché consumavo troppo spazio lì nel freezer, e allora ho messo così. E ce l'ho anche, vabbè, le brioche, non contate che un pasto libero l'ho lasciata lì perché non avevo voglia di mangiare. E qua dentro ho i muffin che ho fatti io, low carb, e magari se volete la ricetta ve la metto questa settimana. E allora ho lasciato qua dentro, che così non si spaccano. E questo è, questa è la mia spesa. E niente ragazze, questa è la mia spesa. Oltre a queste cose ovviamente mangio altre cose, mangio la farina d'avena, non sempre ma ce l'ho a casa, la farina di mandorle che utilizzo per fare le ricettine, la farina di cocco, gli oli, extravergine d'oliva, utilizzo anche quelli aromatizzati, e le mie proteine, i miei burri. Se volete magari un altro video che vi faccio vedere queste cose, fatemi sapere, mettete like, condividete il video, così mi date sostegno e tornerò a fare tantissimi video per voi. Adesso girerò un altro video anche, spero che vi sia piaciuto, mettete like se vi piace, seguitemi su Instagram, è desimeira1989, vi lascerò scritto qua, e ci vediamo al prossimo video.